Torna in primo piano qui in Consiglio regionale a Firenze il dibattito sul futuro di Fidi Toscana, evidentemente uno strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra economia, delle nostre imprese. Nei piani della regione, dice l'assessore Marras, non c'è più la privatizzazione parziale che viene rinviata a decisioni future. E questo è l'aspetto più importante che induce gli stessi consiglieri ad un'ulteriore riflessione all'interno prima della commissione. Ci sono alcune leggi che vengono approvate in quest'ultima seduta e che meritano particolare attenzione. La riforma dell'Art Bonus, che aumenta il credito fiscale ed estende i beneficiari, le nuove regole sul trasporto sanitario, che rispondono anche alle istanze delle associazioni, la decisione di erogare per legge un contributo fisso per la memoria dell'antifascismo e della resistenza. E proprio alla memoria da coltivare e condividere è stato dedicato gran parte dell'impegno del Consiglio regionale in quest'ultimo anno, anche ai giovani però e naturalmente anche alle conseguenze dell'alluvione, quella che esattamente un anno fa colpì gran parte della nostra regione. Sono molte le iniziative che qui trovano come sempre ampia visibilità, ma c'è anche la partecipazione diretta del Consiglio regionale ai grandi eventi toscani. È accaduto pochi giorni fa a Pisa, a Internet Festival, ora a Lucca Comics and Games, dove è stato presentato il progetto Cavolo che Fico per l'educazione e la consapevolezza alimentare. Il futuro di Fidi Toscana ai raggi X nel lungo confronto che c'è stato qua in Consiglio regionale. Ma cos'è Fidi e come intende svilupparla la Regione Toscana? Nasce nel 1975 per volontà della Regione Toscana, che era stata istituita appena 5 anni prima, lo ricordiamo, e delle maggiori banche del territorio. Ha alcuni obiettivi chiari a favore delle imprese: il rilascio di garanzie, la consulenza, la gestione di agevolazioni per programmi di sviluppo e il finanziamento sotto forma di prestito agevolato. L'assessore allo sviluppo economico annuncia che la privatizzazione per ora sarà rinviata e conferma l'impegno per il potenziamento di Fidi, che, precisa ancora, non dovrà sovrapporsi a Sviluppo Toscana. Quest'ultima dovrà dunque riprofilarsi a favore soprattutto di piccole e medie imprese. Ecco i primi commenti dai due capigruppo di maggioranza, intanto sulle ragioni di questa svolta. Le manifestazioni di interesse che sono state fatte per Fidi Toscana non hanno ad oggi evidenziato dei partner idonei o comunque interessati per il loro ingresso. Allora noi pensiamo, in accordo e a sostegno dell'assessore, che questa strategia comunque vada avanti con il rafforzamento ulteriore di Sviluppo Toscana come agenzia complessiva per quanto riguarda il sostegno all'economia della nostra regione, con SICI che possa appunto diventare, come dire, una società in house dedicata soprattutto alla finanza innovativa, all'attrazione di investimenti, e continuare a questo punto riprendendo una strategia di rilancio di Fidi Toscana anche in virtù dei nuovi campi operativi individuati, magari per renderla maggiormente attrattiva nei confronti anche di altri partner. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di Sviluppo Toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fidi Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. È evidente che Italia Viva sosterrà ogni forma di riorganizzazione delle partecipate toscane. Il fine non è tanto dare vita o strutturare o difendere quello che è una società in house, e quello che è fondamentale per quanto ci riguarda avere degli strumenti facili, agevoli, semplici, dinamici, che possono sostenere le imprese toscane soprattutto nella ricerca dei finanziamenti e nel cofinanziamento degli stessi. Credo che questo sia uno strumento fondamentale per fare in modo che il mondo dell'impresa toscana possa lavorare con dinamicità e trovare la Regione Toscana al proprio fianco. Che Fidi rappresenti per il sistema toscano una realtà importante non lo mette in dubbio nessuno, neppure tra i consiglieri dell'opposizione. Tuttavia arrivano critiche per questo percorso stop and go, con, dicono, ripensamenti, incertezze e ritardi. Fidi in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta
in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perdita proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la Regione Toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così è oggi, mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche e le scelte strategiche che la Giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. Quando parliamo di queste cose sembrano diciamo neutre rispetto al contesto, in realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda, dall'altra parte la Regione Toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti. Avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Tra i consiglieri che hanno rilasciato dichiarazioni alle TV c'è anche quello del gruppo misto. Ascoltiamo il suo parere, che parte da alcuni dati, quali? Di numeri. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida a persone esterne per poter rendere loro il servizio. Tre leggi molto importanti vengono approvate dal Consiglio regionale nella sua ultima seduta. La prima riguarda il trasporto sanitario, ed era un dibattito cominciato da tempo. La seconda, l'Art Bonus. Ci sono nuove opportunità e allargata anche la platea dei beneficiari. La terza, di cui parliamo subito, è per la valorizzazione della memoria dell'antifascismo e della resistenza. La legge in effetti non cambia i soggetti titolari già riconosciuti e non modifica lo stanziamento dei finanziamenti, ma li fissa nella legge in modo che possano essere programmabili da parte degli enti le loro spese e le loro attività. Perché c'era bisogno proprio di una nuova legge? Lo chiediamo al presidente del gruppo del Partito Democratico che l'ha proposta. Abbiamo presentato questa proposta di legge cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse sono state messe a disposizione per 3 anni e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire, cioè, una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle e anche da Italia Viva. Ho visto che di fatto poi nessuno ha votato contro, anche se ci sono state delle non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della minoranza. Quindi 250.000 euro vanno all'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, 210.000 sono distribuiti tra quelli provinciali, 90.000 sono destinati al Museo di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato, 20.000 vanno alla Federazione Regionale delle Associazioni Antifasciste della Resistenza. Anche il Movimento 5 Stelle e Forza Italia dicono sì al voto, si astengono i consiglieri della Lega. È un distinguo politico il vostro, chiediamo? No, su questo atto assolutamente no, anzi c'è una unità di intenti, il voto d'astensione chiaramente spinge in questo senso, però vorremmo magari anche essere noi invitati ad alcune celebrazioni quando gli istituti storici della resistenza fanno le celebrazioni. Non sono solo di parte alcuni temi, riguardano tutti, sono universali e riguardano il nostro paese nel loro complesso, al di là
di quelli che poi sono stati i revisionismi che purtroppo hanno portato una parte politica a volersene appropriare, e questo secondo noi è un errore che non può essere accettato. Non partecipano al voto i consiglieri di Fratelli d'Italia e anche in questo caso ne chiediamo la ragione. Ma senza discutere minimamente il merito e il valore storico della Resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Beh, noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. A ribadire le motivazioni del sì interviene l'altro capogruppo di maggioranza. Corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'Istituto della Resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La Resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della Regione Toscana. Passano gli anni, sono 80 anni e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa o si possa affievolire. Serve ricordare, serve sviluppare una conoscenza, serve anche vedere l'evoluzione di quello che è successo negli anni successivi, serve attualizzare quell'esperienza, quindi servono delle risorse certe e costanti. E alla fine del dibattito arriva anche il commento del Presidente del Consiglio regionale. È stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto, facendo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del Presidente Mattarella in una dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana. E lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del Presidente Mattarella ci hanno guidato. Il Presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memorie. L'Art Bonus offrirà più benefici, il credito d'imposta sull'IRAP sale infatti dal 40 al 60%, questo consentirà più vantaggi a chi sosterrà economicamente la cultura, il patrimonio paesaggistico e, novità, la cultura popolare della Toscana. Noi siamo molto orgogliosi di far parte di un'istituzione che fu anche antesignana rispetto alla normativa nazionale sull'Art Bonus. Poi nel 2017 siamo intervenuti sulla norma allargando i beneficiari e rafforzando le agevolazioni fiscali. Con questo ulteriore intervento abbiamo rafforzato la parte regionale dell'Art Bonus, aumentando al 60% l'agevolazione IRAP, era il 20% in origine, poi la portammo al 40% nel 2017, ora la portiamo al 60%. Introducendo degli elementi di flessibilità sui due canali, quelli legati all'Art Bonus nazionale, che è cumulabile con quello regionale, e l'altro canale, che è quello dei progetti che godono solo delle agevolazioni regionali. Quindi abbiamo fatto un lavoro, credo, serio, che sconta la prova del campo della legge, cerca di superare anche alcuni limiti che la legge ha mostrato. Il voto è unanime, sono tutti d'accordo, insomma nel dibattito viene sottolineato anche il fatto che si potranno sostenere, ottenendo evidenti benefici, come dicevamo, anche altre manifestazioni rispetto al passato. Si può inserire la rievocazione storica fra coloro che possono beneficiare dell'Art Bonus e quindi le 150 circa rievocazioni storiche riconosciute nel calendario della Regione Toscana possono affacciarsi a tutta una serie di nuovi finanziatori, di nuovi sponsor. Quasi unanime si sono astenute solo le due consigliere del Movimento 5 Stelle, il voto sulle norme per il trasporto sanitario che così modificano la legge regionale 83 del 2019. Intanto noi con questa legge introduciamo una semplificazione sulle autorizzazioni.
per cui i mezzi di soccorso, di primo soccorso e di soccorso avanzato avranno un'unica modalità di autorizzazione, riducendo quindi da 3 a 2 le tipologie di autorizzazione che le associazioni devono realizzare. E poi nell'audizione della legge abbiamo avuto la dimostrazione di molte difficoltà nel rispettare alcuni requisiti, come quella dell'età dei mezzi, per una difficoltà oggettiva nel reperire mezzi, o alcuni dati sui volontari, sull'età dei volontari, e quindi abbiamo ritenuto, e con questa legge l'abbiamo fatto, di spostare il termine per l'attuazione del regolamento del 2021 al 31/12/2026. Quindi ci saranno 2 anni in più per rispettare questi requisiti, una boccata di ossigeno per le associazioni che avevano chiesto con forza questa scelta. Dicevamo dell'ampia convergenza che si è registrata su questo testo, frutto anche di un lungo lavoro svolto all'interno della Commissione. Noi intanto diciamo grazie a tutto l'associazionismo e il volontariato sociale che si occupa di trasporto sanitario. Diciamo grazie a tutti i volontari e le volontarie che utilizzano il loro tempo libero per un'attività di generosità, e questa legge va in un certo senso a dargli una boccata di ossigeno e di respiro per un mondo associativo che è una eccellenza e un elemento di grande eccellenza appunto della nostra regione. Ci sono anche altre decisioni prese dal Consiglio regionale. Intanto cambia il BURT, il bollettino ufficiale, che avrà un nuovo capitolo, una quarta parte, dedicata solo agli atti della regione e degli enti locali che hanno natura gestionale e contengono dati personali. È una delle novità che sono state introdotte adesso. Novità parziali anche nel patrocinio legale, che in caso di apertura di procedimenti civili, penali o contabili a carico di dipendenti regionali per fatti o atti direttamente connessi al proprio servizio, resta a carico della regione. Tuttavia, adesso ci sarà un elenco di professionisti a cui gli interessati potranno rivolgersi per la propria difesa legale. Passa a maggioranza in aula il programma di attività del CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, per l'anno prossimo, il 2025. 2 filoni principali: l'impegno per i giovani e la volontà di farsi conoscere con le proprie attività molteplici sempre di più. Sì anche al budget economico 2024-2026 di ARPAT, il valore della produzione è di 52,5 milioni. Infine, approvata la legge sulla manutenzione del territorio, quanto mai attuale visti i disastri causati dal maltempo anche in Toscana. Gli obiettivi: semplificare le procedure e perseguire maggiore coerenza e uniformità nella cura del territorio regionale, dettando disposizioni per condividere obiettivi e contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale. Ad un anno dall'alluvione che ha segnato i nostri territori e provocato ferite ancora non rimarginate, prosegue lo sforzo del Consiglio regionale per sostenere famiglie e imprese, sia con la propria attività legislativa, sia con iniziative autonome. Questo impegno, anche economico, emerge chiaramente nella conferenza stampa che chiude il quarto anno di mandato dei consiglieri. Parla il presidente Mazzeo. È stato un anno difficile, eventi alluvionali, tanti purtroppo hanno sconvolto la nostra regione provocando anche diversi morti. È stato un anno difficile anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Pensate quanto è accaduto in via Mariti, ci porta a porci tante domande e a cercare tante risposte. È stato un anno che ha visto purtroppo nella nostra comunità perdere una di quelle persone che ci sanno dire cos'è la buona politica, Massimiliano Pescini. Se n'è andato un amico prima ancora che un collega. Massimiliano rappresentava davvero la politica, quella bella, quella fatta nei territori, quella fatta di ascolto, di confronto, e ne sentiamo tutti la mancanza, ma allo stesso tempo viviamo, come dire, il suo esempio come esempio di impegno nelle istituzioni. Abbiamo voluto dedicare quest'anno di mandato proprio a lui. È stato un anno in cui abbiamo fatto anche tanto. In questi 4 anni, pensate, abbiamo investito più di 8,4 milioni di euro in 4 anni. Per il bilancio del Consiglio regionale è tanto sui nostri territori, per dare risposte soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. E lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica, efficientizzando, gestendo meglio. Si può fare ed è un lavoro collettivo. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio tutti i capigruppo, tutte le forze politiche, le colleghe e i colleghi consiglieri regionali. C'è un numero che io voglio sottolineare.
95% di presenze, un numero elevatissimo anche se paragonato ad altri consiglieri regionali. Tutti i dati sono contenuti nella pubblicazione che viene presentata e distribuita qui ai giornalisti. Approfondiremo molti di questi aspetti tra una settimana. Alla presentazione c'erano anche altri membri dell'ufficio di presidenza. Sì, un anno molto positivo per l'attività del Consiglio regionale, per l'attività delle commissioni, per l'ufficio di presidenza, un'ottima collaborazione con il nostro presidente Antonio Mazzeo e con tutto l'ufficio che ha dimostrato quanto il Consiglio regionale sia presente anche in tante iniziative di rappresentanza e non solo, di promozione delle nostre aziende, se pensiamo all'iniziativa di San Francisco, se pensiamo al rapporto con l'Europa, alle iniziative a favore dei giovani, alla riscoperta della loro identità, ragazzi e ragazze che sono diventati protagonisti della relazione con il Consiglio regionale, le iniziative della memoria, il riconoscimento dei valori dell'identità toscana, della nostra storia. Quando si parla di sanità qui in Consiglio regionale, pur nell'identità di obiettivi e migliorarla, renderla più efficiente, si finisce per dividersi. Torna in primo piano la questione del payback che la Toscana attende per avere le risorse che mancano e che secondo la legge ora le spettano. Ma chi dovrà pagare questi costi? Con una mozione abbiamo riproposto il tema payback su una dimensione specifica, che è quello del peso sulle imprese che producono dispositivi medici. Il payback deriva da una legge dello Stato e il governo e il Parlamento possono modificare questa norma e possono anche mettere i soldi e evitare quindi che questi soldi poi vengono a gravare almeno sulle imprese medio-piccoli che producono dispositivi sanitari. Noi come Regione non abbiamo altra possibilità che chiedere il pagamento di queste risorse, perché sono risorse che lo Stato ha stabilito essere destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale. È più politico il discorso che si fa adesso dal centrodestra, se ne fa interprete in questa occasione il consigliere Petrucci. Si scrive payback, si legge Matteo Renzi, perché è un'iniziativa legislativa dell'allora governo Renzi e uno dei tanti disastri che il governo Meloni e il ministro Schillaci in ambito sanitario hanno ereditato dai governi di sinistra e di centro-sinistra del passato, in particolar modo dal governo guidato dall'allora premier Matteo Renzi. Non si può pensare in Toscana di scaricare i disastri del centro-sinistra sul governo attuale. Il governo attuale ha già fatto tanti sacrifici e tanti sforzi anche per coprire la vicenda payback, ovvero la ripetizione di parte dei profitti utilizzati dalle aziende. Non si può pensare che vada tutto a carico del governo nazionale. Prima questione. Seconda questione. La sanità in Toscana ha uno sbilancio, no? Ha l'incapacità di far quadrare i conti, che è strutturale. C'è profumo di tartufo anche qui per la presentazione della 53esima mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato, un grande evento che comincia il 16 novembre e si protrae fino al 1 dicembre nei weekend. Qualche mese fa è stato aperto anche il Museo del Tartufo delle Colline Sanminiatesi, che dunque accompagna stavolta lo svolgimento della manifestazione. Per noi è, come dire, la manifestazione principale e la manifestazione principe. Tanti visitatori vengono anche da fuori, perché tartufo è anche una leva di sviluppo del territorio, una leva turistica, perché sempre più persone vogliono mangiare e degustare il tartufo laddove cresce, quindi non si accontentano di mangiarlo a casa propria, vogliono respirare anche l'aria di dove cresce. Questo è un volano, appunto, anche di una leva turistica fondamentale per San Miniato e trascina poi tutto il comparto dell'enogastronomia, che insomma San Miniato da almeno 20 anni sta diventando una solida realtà. Ne riparleremo meglio tra 7 giorni con nuove interviste e altre anticipazioni. Il 7 novembre invece comincia il Foiano Book Festival, giunto alla 6ª edizione. La rassegna, promossa dal comune di Foiano della Chiana con la partecipazione della Regione Toscana, favorisce l'incontro con autori di livello nazionale, emergenti e indipendenti. Si protrae fino al 5 dicembre quest'anno, è dedicato a Marco Polo con il suo 1.700 anni dopo la morte, per impatto sulla letteratura, la geografia e la cultura mondiale.
siamo contenti anche quest'anno per come è stato organizzato, siamo contenti per la qualità degli ospiti. Ormai è un evento che ha superato i confini sia comunali che provinciali, quindi il festival continua a crescere, 6 edizioni e l'asticella cerchiamo di metterla sempre più in alto, e anche quest'anno credo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Premi Campiello, premi Strega, non solo ovviamente letteratura ma anche cinema con la presenza di attori, teatro con presenza di importanti anche sceneggiatori o registi, quindi insomma un mese pieno di cultura a Fogliano della Chiana. A Palazzo del Pegaso si presenta anche la campagna Lo sport non è una gara, hashtag la mia vittoria. I protagonisti sono ragazzi e ragazze, giovani atleti e atlete i cui volti campeggeranno su bus e tram fiorentini e sui social per dare spazio alla loro idea di sport e vittoria. L'iniziativa nasce dal progetto SOS Sport Opportunità e Società per la promozione di uno sport accessibile e senza stereotipi, promosso da associazione Coco ed Ed Work nell'ambito del progetto The Care. Nei giorni di Lucca Comics Games non poteva mancare il contributo di idee del Consiglio regionale. L'obiettivo stavolta è duplice, in un caso quello di educare ad un'alimentazione consapevole da parte dei giovani, ed è lo scopo di Cavolo che Fico nell'ambito di Food Metti Artisti della Tavola. In un altro caso di contrastare la violenza di genere e il linguaggio di odio. Il progetto si chiama Trasformare e coinvolge direttamente la Commissione per le Pari Opportunità e il Corecom. Le ultime immagini, prima di darvi l'appuntamento a venerdì 8 novembre, si riferiscono alla mostra L'estro delle rivolte dell'artista fiorentino Sandro Giuliani, definito in un libro il pittore delle streghe. Resterà aperta questa mostra nella sala espositiva Ciampi di Palazzo del Pegaso fino al 9 novembre.